Ciao amici, bentornati qui su tecnoandroid.it. In questi giorni di quarantena mi sto concentrando nel trovare soluzioni magari da portarvi per mettere da parte qualche soldo piuttosto che consigliare a molti di voi dei metodi per maneggiare meno contanti possibili o andare a effettuare delle operazioni che solitamente effettuavamo per strada, nei negozi, nei tabaccai, tutte mediante il nostro smartphone. A questo proposito quindi voglio soffermarmi nuovamente su Satispay, un'app di cui vi avevo già parlato ai tempi, anche in tempi appunto non sospetti, e che ci permetterà in questo periodo chiuso nelle nostre case o comunque con uscite ridotte al minimo di semplificare e migliorare tanti aspetti della nostra vita. Chiaramente non voglio essere ripetitivo o banale, quindi cercherò di soffermarmi su quelli che secondo me sono i 3, 4, 5 vantaggi che questo sistema appunto sviluppato da un team italiano mette a nostra disposizione per questi, diciamo, periodi. Per chi non la conoscesse, comunque andremo a ridare un piccolo sguardo all'applicazione dopo che però ovviamente vi ho elencato quelli che sono secondo me i punti principali. Senza quindi continuare oltre, partiamo subito con la nostra sigla. Siamo penso praticamente tutti in quarantena, tranne chi si muove per fare la spesa o attività necessarie e chi, tra l'altro io lo ringrazio profondamente, si batte ogni giorno per portarci avanti, quindi corrieri piuttosto che forze dell'ordine. Proprio in questo momento di incertezza c'è la necessità di operare delle accortezze che potrebbero esserci utili un domani. Non è infatti necessario uscire per ogni singola cosa, ma attraverso appunto Satispay riusciremo a svolgere quei compiti che solitamente andavamo ad effettuare alla posta piuttosto che al tabaccaio direttamente dal nostro smartphone con l'applicazione che è, ragazzi, davvero semplicissima. Uno dei primi punti sul quale vorrei andarmi a soffermare è la possibilità di andare ad effettuare delle ricariche telefoniche. Ora voi direte: ma sì, ok, lo so, lo posso fare tranquillamente anche dalla mia banca. La cosa che però Satispay ci permette è di avere un cashback a seconda dell'operatore telefonico che stiamo utilizzando. L'altro aspetto positivo dell'utilizzo di Satispay per ricaricare i nostri numeri telefonici è anche quello che si può ricaricare il numero di una fidanzata, di un parente, di un amico senza muoversi da casa. Immaginiamo, come nel mio caso, che mio nonno purtroppo ormai vive da solo e non ha più la possibilità di muoversi, senza che nessuno dei miei familiari si debba spostare da casa e andare a ricaricare lo smartphone o accedere alla banca, basterà entrare in Satispay e andare a ricaricare. Come molta gente poi si è lamentata, si sono fermate le attività, ma ovviamente i bollettini continuano ad arrivare. E proprio per questo, tramite l'applicazione Satispay, come andrò a farvi vedere tra poco, possiamo andare a pagare sia con PagoPA, che è quel nuovo sistema che per esempio viene utilizzato per le tasse universitarie, sia i bollettini veri e propri. Io lo utilizzo molto molto spesso, ci basterà inquadrare il codice all'interno della bolletta piuttosto che andarlo ad inserire, piuttosto che ovviamente inserire i dati richiesti, e in pochi semplici passaggi potremo andare a pagare senza dover muovere un dito dal nostro divano. È poi ovvio ed evidente che non muovendoci dalla nostra abitazione andremo a risparmiare tanti soldini, e quale modo migliore se non Satispay per andare a gestire i nostri budget e i nostri portafogli. Non so se vi ricordate come vi avevo fatto vedere, ma c'è la possibilità che l'applicazione vada a prendere dal vostro conto tot soldi da destinare alla vostra vacanza, alla vostra auto nuova, all'acquisto che avete sempre voluto fare. Ovviamente senza farlo noi in maniera, diciamo, manuale, senza pensare noi a dover mettere da parte i soldi, Satispay lo farà per noi, e specialmente in questo periodo in cui magari quei 50 euro in più, 100 euro in più si riescono a mettere, potrebbe essere una soluzione interessante. Un aspetto su cui poi molta gente non si è soffermata è l'utilizzo del contante. Come si è visto in moltissimi studi, il virus purtroppo si attacca alla plastica, al vetro e anche al contante, che può essere effettivamente un metodo di diffusione. Ora voi mi direte: perché allora ce lo stai dicendo con Satispay? Perché attraverso il metodo peer-to-peer o paga nello store noi potremmo andare ad inviare
i nostri soldi ad amici, parenti o attività lavorativa dal nostro smartphone, andando quindi a, diciamo, rispettare quelle che sono state le direttive del governo e appunto la distanza interpersonale. Cosa che ci tengo a ricordarvi, ragazzi, mantenete le distanze, so che è difficile, però ce la possiamo fare tutti. A questo punto penso di aver chiacchierato abbastanza e possiamo andare a darci una rinfrescata sull'applicazione. Quindi vi prendo, vi porto qui sul tavolo e niente, vediamo insieme Satispay. Ed eccoci entrati direttamente nell'applicazione e per, diciamo, comodità sono andato subito sui servizi per farvi vedere quello di cui vi ho parlato poco fa guardando la mia faccia. Infatti attraverso, diciamo, il tab servizi potremo andare a gestire le nostre ricariche telefoniche, pago PA, bollettini, ovviamente bollo auto e moto anche se non la stiamo utilizzando, o andare a gestire i nostri risparmi, le donazioni e i pagamenti automatici. Donazioni che in questo periodo, come ben sapete, stanno andando tra virgolette molto di moda per aiutare gli ospedali e le terapie intensive in questo momento molto molto difficile. Se andiamo su ricariche telefoniche sarà semplicissimo. Ci basterà andare a scegliere il nostro operatore, ovviamente come state osservando Iliad non è ancora presente, e andare poi a, diciamo, scegliere anche l'eventuale contatto al quale andare a effettuare la ricarica. Ora ovviamente non ve lo faccio vedere, PagoPA stessa cosa, semplicissimo, come vi ho detto anche prima basterà fare la scansione del QR code o andare a inserire manualmente il numero del bollettino. La cosa è davvero molto molto semplice. Sarà presente poi su informazioni tutta la spiegazione sul che cos'è PagoPA qualora uno di voi non lo conoscesse. Anche il pagamento del bollettino è semplicissimo, ci basterà inquadrare il bollettino per intero per ottenere automaticamente i dati. La cosa è davvero semplice, lo preferisco al sistema della banca perché è molto più intuitivo. Se invece andiamo a cliccare salta possiamo andare a vedere e inserire la tipologia del bollettino e ovviamente manualmente tutti i dati, cosa che non vi consiglio perché il riconoscimento tramite fotocamera è quasi perfetto. Vi ho inoltre parlato della possibilità di andare a gestire dei risparmi, cosa che in questo periodo potrebbe essere molto utile e potremmo sfruttarlo, diciamo, per tirare quella boccata d'aria e mettere da parte quei soldi che fino ad oggi non siamo riusciti a mettere da parte. Cliccando su risparmi potremmo andare a creare un nostro salvadanaio e diciamo decidere di spostare i soldi direttamente dal nostro conto in questo salvadanaio. Comunque potremmo accedere e prendere i nostri soldi in qualsiasi momento. Come state osservando, dal salvadanaio potremmo andare a scegliere tutti i parametri che vogliamo andare ad effettuare, quindi dove prendere gli spiccioli, dove mettere da parte il cashback eventualmente appunto sulle spese di un futuro viaggio, e decidere il periodico e la quantità di denaro da rimuovere dal nostro conto corrente per finire appunto qui dentro. In alto poi sarà possibile vedere il totale dei soldi che abbiamo nel nostro salvadanaio e eventualmente osservare quanto abbiamo risparmiato nella giornata odierna. Come vi ho detto prima, nella schermata donazioni potremo andare a supportare eventuali emergenze e in questo caso si potrà sostenere la protezione civile in questa emergenza legata al Covid-19, cosa che personalmente io vi consiglio di fare. Per il momento solo Satispay ha raccolto 639.902 euro, quindi fate qualcosa. Donate anche voi un caffè, un euro, due euro e facciamo qualcosa tutti insieme per cercare di far passare questa situazione e tornare al più presto alla normalità. Riguardo poi ai pagamenti automatici, non ve l'ho detto prima, ma comunque ricordiamolo che non fa mai male, potremmo andare ad impostare tutta una serie di pagamenti automatici che useranno appunto Satispay, quindi molto molto semplice, un po' come avete gli addebiti automatici sulla carta di credito piuttosto che bancomat, conto corrente, potete farlo tranquillamente anche qui. Io spero che questa nostra chiacchierata sia stata di vostro gradimento, che Satispay possa aiutarvi in questo momento di difficoltà, se non altro anche a passare il tempo ad impostare budget per viaggi o spese che effettueremo una volta usciti da questo brutto periodo. Vi ricordo inoltre di non fare sciocchezze, di stare a casa, evitare al minimo gli spostamenti, lavarvi costantemente le mani
e utilizzare il buon senso, ragazzi. Solo insieme, solo se ognuno di noi, diciamo, fa qualcosa, possiamo uscirne. Detto questo, se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like, un commentino qui sotto e dirmi le vostre magari esperienze di quarantena, quelle che sono le applicazioni che state utilizzando in questo momento per poterle magari affrontare e approfondire in un nuovo video. Iscrivetevi inoltre al canale, cliccate sulla campanellina delle notifiche e niente, seguiteci sui nostri canali social, sul mio Instagram, sull'Instagram di TecnoAndroid e basta. Ciao a tutti da Niccolò per TecnoAndroid.it.